Juve inchiesta Prisma, la Cassazione decide la sede del processo. In giornata la valutazione sulla competenza territoriale. Sarà Torino, Milano o in subordine Roma. Giornata molto importante per la Juventus e soprattutto per i 12 imputati dell'inchiesta Prisma, tra cui Agnelli, Nedved, Paratici, Arriva Bene e altri ex dirigenti bianconeri accusati a vario titolo di aggiotaggio, false comunicazioni sociali e ostacolo alla vigilanza. Oggi, infatti, come richiesto dal GUP Marco Picco nel corso dell'udienza preliminare dello scorso 10 maggio, la Corte di Cassazione si pronuncerà sulla competenza territoriale dell'inchiesta condotta dalla Procura di Torino sui conti della società tra il 2019 e il 2021. I PM Marco Gianoglio e Mario Bendoni puntano sul Tribunale di Torino. I legali della Juve vorrebbero lo spostamento a Milano o in subordine a Roma. Il procuratore si è già espresso ed è probabile che tolga la competenza al PM di Torino, come vogliono i legali bianconeri, il che, come sottolinea Tutto Sport, rappresenterebbe un'ulteriore sconfitta per i PM torinesi dopo l'addio di Santoriello e l'archiviazione della carta Orsolini. Attesa la decisione dei giudici della Cassazione sulla competenza territoriale dell'inchiesta Prisma sui conti della Juventus, i legali degli imputati chiedono lo spostamento del procedimento a Milano o Roma, sedi rispettivamente della borsa e dei server della borsa stessa. Mentre i PM della Procura di Torino vorrebbero che il processo resti nel capoluogo piemontese. Il procuratore generale della Cassazione si è già espresso verso lo spostamento del processo.